Salve a tutti ragazzi, io sono Steve del canale Andrevotto e questo è Final Fantasy IX. Finalmente siamo entrati nel terzo CD, in realtà molto tranquillamente rispetto agli eventi che hanno chiuso appunto il secondo. Vedrete però che la storia si svilupperà e lo farà parecchio a breve. Oggi avremo a Toleno un altro episodio di completismo, un sacco di cose da fare, un sacco di eventi in tempo reale e un sacco di oggetti, quindi continuiamo direttamente a Toleno. Da una botola a Toleno. Sono mortificato per la scomodità del viaggio. Senti, Amaranth, sei già stato a Toleno? E tu? Io sono stato ovunque ci siano belle donne, e ti assicuro che qui ce n'è una. Bah. Posso andare a fare un giro per la città? Dopo parleremo di Mabain Sari. Prego, prego, non c'è fretta. Che fai lì impalato? Guarda che ti lascio qui. Io? Certo, io è la prima volta che vengo qui, per questo devi accompagnarmi. Vado anch'io, ho bisogno di stiracchiarmi un po' le ali. E tu cosa fai, Amaranth? Il solito. Chi lo capisce è bravo. Noi però sappiamo che ha una taglia sulla testa e forse non si trova benissimo qui. Oggi è l'ultimo giorno del torneo di carte. Ah, già. Vado a darci un'occhiata. Anch'io me la cavo. Se hai bisogno di aiuto, chiamami. Spero che non me ne serva. Te lo auguro. In bocca al lupo. Ok. Abbiamo il controllo di Jidan, con Totto che ci consiglia di sfidare la gente comune. Addirittura, in caso non avessimo la possibilità di avere le carte, quindi per andare al torneo che si fa di trama, Totto si offrirà di darci le carte. Allora, primo evento, la lezione di Eiko. Alcuni di questi sono molto importanti, ragazzi, oppure portano dei premi. Perché? Vuoi sapere perché non sono andata con Jidan? Quei due sono innamorati. Non capisci che dobbiamo lasciarlo da solo? No, non capisco. Insomma, ma sarai mica innamorato anche tu di lei? Non l'hai capito che Jidan ama Daga? Ma siccome Jidan si dà sempre un sacco di arie, finiscono per litigare. Non capisco. Lui si comporta così anche con me? Devo fare qualcosa. Eh? Il cartodromo? Aspetta! Non lasciarmi solo. Ma tu, se non sbaglio... Oh... Piccole cosine a livello narrativo che fanno spiegare qualcosa. Scendendo per la torre abbiamo anche l'evento vista notturna. Qui avremo una scelta importante da fare. Marco, che combinazione rivederti. Grazie per l'altra volta. Di niente, figurati. Normalmente il mio capo non dà passaggi agli estranei, ma si vede che gli eri simpatico. Ti ho solo accompagnato in idrovolante ad Alexandria per andare a guardare lo spettacolo. Capito? Vivi inizio gioco ad Alexandria, però la sua terra natia, lo abbiamo detto anche parecchio tempo fa, quando siamo andati per la prima volta a Toleno, è nella caverna qui vicino. E quindi ci è arrivato tramite mezzi di locomozione. Allora, dimmi, ti è piaciuto lo spettacolo? Tantissimo. Ho saputo che a un certo punto c'è stato un colpo di scena. È finito tutto bene? Sì, forse.
Mi fa piacere, ora devo tornare a lavoro. Senti, ma casa tua non era vicino a Toleno? Appunto. Se sì, va a farci un salto, no? Ormai il nonno non c'è più. Cosa faccio? Allora, ragazzi, questa scelta è importante. Dipenderà da voi. Se volete, per esempio, platinare il gioco e quindi fare anche il trofeo di tutti gli eventi in tempo reale, non preoccupatevi, perché chiaramente ciascuna di queste scelte porterà a un evento extra, a uno diverso. Fare l'uno o l'altro non impedisce di prendere questo trofeo. La differenza è che tornando vediamo qualcosa del passato di Vivi, o comunque Vivi che torna a casa, e più avanti, molto più avanti, vedremo anche qualcos'altro. Se invece scegliessimo di non tornare, molto semplicemente avremo accesso a un altro evento in tempo reale e al trigger nel torneo di carte di uno dei nostri sfidanti, che possiederà l'unica carta missabile del gioco, ovvero Nemingway. La carta Nemingway si potrà comunque trovare più avanti, in un posto che però non potrete più visitare, perciò va presa per forza o lì o qui. Io, per narrativa, torno lo stesso. La Master Run non è necessariamente avere tutto prima, ma è anche narrativa. Non tornando, avremo unicamente il vantaggio di quella carta, che ad ora, considerando che si può trovare lo stesso, un po' come la Mithril Sword, non è necessario. Torniamo lo stesso. Già che sono venuto fin qui, faccio un salto a casa. Bravo il nostro Vivi. E qui, lungo il canale, continuiamo con gli eventi. Non è cambiato niente qui. Non gliela fa nessuno a quella gallina. L'unica cosa di buono che ha è la vista. Fammi cercare la prossima fonte di guadagno, ora. Ehi tu, mi stavi per venire addosso. Ti hanno tagliato la lingua? Oppure non sai chi sono io? Levati di torno. Non lo sai? Peggio per te. Ehi, ma noi ci conosciamo. Tu sei Amaranth, l'uomo salamandra. Che succede, Amaranth? Perché l'uomo di prima è scappato di corsa? Ah, ho capito. Ti diverti ancora a spaventare i deboli. Il nonno mi diceva sempre che solo ai deboli piace spaventare i deboli. Che stupidaggini. Ma guardalo! Quanto gli piace giocare con le bambine! Oh, mi ha sentito! Che tipo strano. Ehi, dove vai? Anche lui però... Eh sì. Ora, proseguiamo con la nostra esplorazione. Scendiamo qui e andiamo verso il cartodromo per sbloccare Anche i ricchi piangono. Ho comprato la statua di Grifon a grandezza naturale. Fantastico, sarà grandissima allora. Anche troppo, devo far sostituire un'altra sala per esporla in casa. Oh oh oh. Altri soldi che se ne vanno. Noi pensavamo di tenere in casa una statua di Behemoth. Altri soldi che se ne vanno. Oh 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 oh. Ma quanti problemi hanno questi ricchi? Pensavo che si divertissero di più.
L'avete visto? Cupopo! Cupo! Che fai tu qui? Ciao, bella bambina. Che vuoi da me, brutto antipatico? Dai, non te la prendere. Dimmi che vuoi. No, niente. Se vuoi, ti faccio divertire un po' io. Santo cielo, quattro mani! Ho sentito che qui ci sono un sacco di cose divertenti. Certo, vieni, ti faccio vedere un bel posticino. No, grazie. Il nonno diceva sempre di non accettare gli inviti dagli estranei sospetti. Aspetta un attimo. Maledizione, non ci so proprio fare con le ragazzine. Ma servendomi di lei potrei far cadere Amaranth nella trappola. Voglio quella taglia, voglio diventare ricco e famoso. Io me ne vado. No, senti, sei sicura che non vuoi mangiare un dolcetto? Un dolcetto? Sì, un dolcetto. Toleno è famosissima per i dolci. Per esempio, ci sono il gelato Tolinino, i pasticcini alle alghettine di canale. Che dici? C'è qualcosa da magnà? Quanta ne vuoi? Ehi, Quina, che ci fai qui? Che dici, c'è qualcosa da magnà? Chi sei tu? Datemi da magnà! Perché non ti levi di torno? Anche tu sei amica di Amaranth? Forse è stata incaricata da lui di proteggere la ragazzina. Ah, dammi da magnà! Quanto è strano quello. Cupopo. Eh? Ha perso qualcosa! Ed ecco il nostro primo premio. Fascia chimera. Ed è nuova. Non abbiamo una fascia chimera ora. O meglio, non l'avevamo. Fantastico. Ora che siamo al cartodromo, in realtà potremmo già iniziare a fare una partita. Prestate attenzione perché perdere implicherebbe spesso e volentieri doversi separare da una carta molto rara, per esempio il fiocco. Quindi cerchiamo di utilizzare magari qualche carta più scarsa accompagnata da un paio forti. Si accettano iscrizioni per il torneo di carte. Dopo due vittorie si ha il diritto di partecipare alla finale contro il campione in carica. Chi batterà il campione riceverà un premio fantastico. Eh? Chi è il campione? È il migliore. È veramente così bravo? È un tipo incredibile. Va bene, ma chi è? A dir la verità... Cosa? Una bambina vestita da marinaretta? Allora, voglio proprio farmi una partita. Lo sapevo. Ok, mi iscrivo. Si faccia avanti lo sfidante. Aspettate, compilatemi questo foglio. Grazie, andate pure ora. Appena entrate, comincia la partita. E noi? Sentiamo subito. Come vi dicevo, avessimo fatto l'altro evento con Vivi, come secondo avversario ci sarebbe capitato un tizio che avrebbe usato da carta Hemingway. Prima partita, sfidante Wake dei Tetti. Allora, abbiamo parecchie carte troll che potrebbero essere interessanti. Per esempio questa con tanti triangoli. Devo anche rischiare di giocarci una carta forte. Hmm.
metteremo questa carta a protezione. E sebbene potremmo conquistare questa, se ci dovessero rubare questa, andremo a perdere tutto quanto. Quindi, perfetto, vittoria. Carte non eccezionali, anzi direi proprio brutte. Prendiamo la carta azzù. Prima partita finita. Wow, avete vinto la prima partita. Quando siete pronto per la seconda, entrate, comincerete subito. Noi non lo faremo perché abbiamo appunto sbloccato non solo eventi in tempo reale, come per esempio il ritorno a casa grazie alle scelte di prima, ma anche ricordi. E ovviamente a Toleno abbiamo tanto da fare. Vedremo. Ritorno a casa. Non è cambiato niente. Se guardo di sotto mi sembra di cadere giù. Mi ricordo che il nonno mi aveva aiutato a risalire. Forse ho sempre sofferto di vertigini, che chissà. Wow, è pieno di polvere. Quanto tempo è passato e quante ne sono successe? Tutte le pentole sporche. Alla fine nonno non mangiava quasi più. Però diceva sempre... Oh, eccolo. Vivi, io non magno, ma fatte raccontare tutto quello che so sull'arte del magnà. Quindi a un certo punto Quan ha smesso di mangiare. Tra l'altro si vede un forchettone enorme, tipico dei Q. A pensarci bene, qui nel nonno sono proprio identici. Già. Ok. Abbiamo effettivamente altri eventi. Triggeriamo almeno ricordi. Perché anche qui c'è della narrativa importante. Poi facciamo un salto alla signora degli Stellazio e continuiamo a giocare. Ehi, Amaranth. Che ti prende? Fai il romantico guardando il canale? Credevo che anche a te piacesse startene tranquilla, ogni tanto. Scusami, stando con gente tanto dinamica... Parli di Gidan? Ha scoperto qualcosa? Sì, è sulle tracce di Kuja. Pare che questo palazzo, la Maison du Roi, appartenga a lui. Hanno visto uno che gli somiglia, ma non sono sicura che sia lui quello che chiamano il roi di questo palazzo. Nessuno sa mai niente. E tu che parli, invece? Lo sai? Chissà. Forse il banditore dell'asta sa dirci qualcosa sulla vera identità del proprietario. Ma se è lui il più sospetto? A proposito, tu cosa cerchi in questa città? Sembra che la conosci bene. Che cosa può cercare una semplice guardia del corpo? Guardia del corpo? Facevo un lavoro noioso, finché non ho incontrato lui. Eh? Ho parlato anche troppo. Ehi, aspetta! Ti piace ascoltare i racconti della gente? Beh, rispondendo di sì... Ovviamente proseguiremo nella quest, se vogliamo. Tantissimo! Dai, racconta! Oh, scopriremo. Prima però andiamo
al cartodromo e perché no, uno potrebbe anche voler andare all'officina. Intanto, finché c'è vita... Ecco qua. La prima volta che lo incontrai fu qui. Di chi stai parlando? Di Gidan. Oh oh, si conoscono. Avevamo intuito che Amaranth avesse... un qualche legame. Allora lo conoscevi già? Sì, solo che lui non se ne ricorda. Quando facevo la guardia del corpo in questo palazzo... ero proprio in forma. Fronteggiavo forti nemici, che fossero guardie o ladri. Un po' di passato. Al ladro! È stato uno scherzetto. Che vuoi tu? Finalmente è arrivato qualcuno che mi farà divertire un pochino. Tu saresti la famosa guardia del corpo che è stata assunta recentemente alla Maison du Roi? Sono così famoso? Io so solo che non ho mai combattuto con nessuno che mi resistesse per più di un minuto. Allora? Mi fai divertire un po'? Non mi fai paura, vigliacco. Ripeti, se hai il coraggio. Adesso vedrai chi è il più forte. Ti batterò ancora prima che scocchi il minuto. Fatti sotto. Dov'è il ladro? Avanti, fatti sotto. Mi farai il solletico, moscerino. Ti stritolerò e butterò nel canale, brutto insetto. Cosa fai? Aiutatemi! Prima, passando di qui, quello è spuntato da questa porta e... lo guardavo perché mi sembrava un ladro. Poi all'improvviso mi ha attaccato. Ma quella è la guardia del corpo del palazzo! Perciò è ancora più sospettoso. Guardatelo! Vi sembra normale? Veramente anch'io ho sempre pensato che fosse strano. Io vado a chiamare aiuto. Nel frattempo, tenetelo a bada voi. Ricordati, i forti sono quelli che mostrano la loro forza usando il cervello. L'astuto falco... com'era quel proverbio? Nasconde gli artigli. Ecco, bravo! Ciao! Non andrai da nessuna parte, tu! Figurati. Ehi! Non scappare! Ovviamente lui non li temeva, ma... Quindi hanno... Sì, hanno messo una taglia su di me. Che c'è da ridere? Niente. Che vipera. Scusami, allora è questa la tua storia? Non andare in giro a raccontare quello che ti ho detto. Non capisco perché quello debba perdere tempo con gli altri, invece che mostrare la sua vera forza. È stato proprio il destino a farvi rincontrare, no? Un vecchio proverbio dice, mentre vai per il tuo cammino, prima o poi incontrerai qualcuno sulla stessa via. La saggezza è una virtù, ma se solo potessi aiutare a vivere... Freya e Amaranth hanno... in comune più di quanto non si sospetti. Noi invece, prima di consegnare, facciamoci una lettura rapida di ciò che abbiamo trovato. Allora, il ciondolo d'argento, uno dei quattro frammenti dell'antico monile, decorato con l'emblema reale. Gioiello ancestrale, uno dei quattro frammenti dell'antico monile, molto caro a Eiko, reca un'incisione, ammonimento di Ale. Gioiello ancestrale, uno dei quattro frammenti dell'antico monile. La forza magica della pietra sacra è maggiore di quella del drago, Oltania, il saggio. Stella del deserto, gioiello ancestrale, uno dei quattro frammenti dell'antico monile. Vento sacro che porti la sabbia, mostra la via alle anime perse. Preghiera di Clea. Abbiamo ottenuto il trofeo piede veloce, o meglio, la rarità... Faccio sempre quello che dice mamma.
io, un ruffiano, e tu no? Pippo. Abbiamo trovato il caffè Kiliman. Fai maturare i chicchi, li tosti e li macini bene. Stai sicuro che solo quello è il vero aroma. Molid del vecchio villaggio Dali. Dali sarà protagonista di un'altra parte di questa importante. Abbiamo trovato anche Leo. Cancro giunse al mare e lì Leone aspettava il calar del sole. I due litigarono e... splash! Bilancia era il bastian contrario. Il sole era a ovest e lui era a est. Incontrerà mai Vergine? Beh, abbiamo... tre stellazio per la signora. Avete la Libra? Se me la date sarete debitamente ricompensato. Oh! Perché no? Vi ricordo che qui abbiamo ottenuto la Bloodsword, che è stata fondamentale. Stavolta, un Elisir. Vediamo, abbiamo la Virgo. Cominciamo ad averne tanti, eh? La collezione si amplia. 10.000 guil. Consegniamo anche Leo. E siamo a buon punto, eh? Ce ne mancano davvero pochi. Cintura nera. Ottimo. Ovviamente ora non ci diranno nient'altro di utile, null'altro di importante. Fatto questo, possiamo già giocare la seconda partita. Prima però mi faccio un saltino all'officina. Non ricordo se effettivamente ci sia qualcosa che ad Alexandria mancava. Possiamo scoprirlo subito. No, mi sembra che... che sia all'incirca tutto quello che già avevamo. Non fa molta differenza comprare qui o comprare ad Alexandria, anche perché tra quel posto e l'altro non ci sono stati combattimenti. E non credo ce ne saranno nemmeno oggi, se non durante un certo viaggetto. Ora però abbiamo la necessità di continuare il torneo. Seconda partita, sfidante Cartona Bishop. Avessimo fatto l'altro evento senza completare la piccola storia di Vivi, a quest'ora staremo sfidando qualcuno di diverso, dotato di carte molto molto rare. Allora, useremo qualche esca. E anche qualche carta forte. Potremmo rischiare il nostro Shinryu. Invece abbiamo la Mue Shiva, non particolarmente dotati di freccette. Proviamo così. Carta Cerberus. Molto interessante. Scelta intelligente. Ok. Doppia conquista e vittoria safe con una carta nuova. Appunto, Cerberus. Che qui non è come in Final Fantasy VIII, non è un'invocazione, è semplicemente un mostro. Bravo, avete vinto di nuovo! Quando siete pronto, entrate per la finale! Ma attento, per la finale avete soltanto una chance. Se perdete, dovrete ricominciare tutto da capo. Se non vi sentite sicuro, cercate un salvamoguri. E... il suo consiglio lo prenderemo in parola. Non tanto per salvare la partita, che potremo anche fare, ma...
abbiamo un bel po' da fare e dovremo anche passare vicino a Mogori, quindi perché no? Illusione sul canale. Non lontano da qui. C'ho fame! Ho deciso di affinare l'arte d'Armagnà con un bel viaggetto. Non capisco proprio perché mi devono chiedere i guip e magnà. E se guil non ce l'hai, fame ci avrai. Ah, vedo cibo riflesso nel canale. Ora mi tuffo e mi riempio la panza. No, qui, na ferma. Non sai nuotare, se te tuffi, anneghi. Ma io c'ho fame. Datemi da magnà. Guardate quella! Si sta suicidando! Avrà perso tutto a carte, poveraccia! Perde a carte e perde anche la vita. Riposa in pace. Beh. Che bel vecchietto. Di qua? Presentimento. Sono tornata. Oh, signorina, ti è piaciuta la città? Insomma, così così. Preferisci Mada Insari? Sì, ma è bello incontrare tanta nuova gente. Finora ho conosciuto solo Mogori. Hai conosciuto solo Mogori? Ma come? Non c'è altra gente con il corno nel tuo villaggio? No, ormai è da tanto che sono rimasta da sola. Che tristezza. Dunque sei l'ultima superstite del clan degli sciamani? Ma perché ti interessano il corno e gli sciamani? Beh, deformazione professionale, sai, sono un ricercatore. Ah già, tu eri il precettore di Daga. Esattamente. Allora spiegami, come si fa a diventare una raffinata principessa? Una volta anche Garnet era una bambina molto vivace. Quindi anch'io ho delle speranze di diventare come lei, un giorno. Certamente. Yuppie! Ho già anche ricevuto da Daga l'emblema reale. L'emblema reale? Sì, io ne avevo già uno e con quello che mi ha dato Daga adesso ne abbiamo due a testa. Davvero? Ma parli dei leggendari gioielli ancestrali? Sì, sì. Lo sai, il monile, sparito dai registri di corte, fu frantumato. Un frammento andò ad Alexandria, uno a Cleira, uno a Limblum e l'ultimo invece... L'ultimo fu portato a Mada Insari dagli sciamani. Ma chissà perché fu diviso. Cosa sarà successo 500 anni fa? Oh, ecco, ci risiamo. Scusa, quando comincio a pensare mi dimentico di ciò che mi succede intorno. Signorina Eiko? Mogu mi chiama. Scusa, avevo lasciato Mogu con i Moguri di Toleno, ma forse sta succedendo qualcosa di strano. Ho un brutto presentimento, torno subito. Vi ricordate? Mogu, come gli altri Moguri, sono capaci di individuare il pericolo. O comunque hanno una percezione delle cose diversa da quella di tutte le altre persone. Mogurigli! Ciao! Poco fa Artemisio ha consegnato una lettera dicendo «Forse questa è l'ultima!» Ma che diavolo vorrà dire, Cupò? Caro Mogurigli, nella città di Alexandria c'è un bambino chiamato Vivi che corre veloce come la luce per le strade del borgo. Sono sicuro che arriverà lontano. Ricordati il suo nome, Cupò! Appunto, da Cupò. Ah sì? Ora sono troppo preoccupato per quello che ha scritto prima Artemisio, Cupò. Ultimamente non arrivano lettere, Cupò. Non è più niente lettere. Sta succedendo qualcosa lì. Allora, noi... Anche per narrativa, il salvataggio lo facciamo. Non è necessario, soprattutto con la versione remastered di Final Fantasy IX... Abbiamo a disposizione gli autosave praticamente dietro ogni stanza. Però... No?
Non sarebbe male. Tornando invece all'arena. Oh, c'è un nuovo mostro. Il Catoblepas. Prima però vediamo se hai qualcosa di interessante in vendita. La spada Coral era comunque nuova, anche se ne avevamo già ottenuta una grazie ai nostri furti. Vorremmo sconfiggere il mostro, ma... Prepariamoci a dovere e intanto guardiamo che bella la schermata completa, con re furtiva finalmente nostra. Allora, il nostro Catoblepas infliggerà magie di elemento tuono piuttosto pesanti, anche se non al nostro livello, quindi Tundara, e sarà interessante avere Reflex per poter evitare di prendere comunque qualsiasi tipo di danno. In alternativa, se volete, potete equipaggiare l'anello Coral ed è fatta. Abbiamo sempre Aste che terremo. Toglieremo insetticida, esorcista, diabolicida, omicida e terremo soltanto pesticida. Peccato, avere HP 20% up è interessante, ma potremmo fare qualcosa di più simpatico. MP per attacco. E soprattutto non dimenticate Antimedusa, perché il Catoblepas ha il brutto vizio di pietrificare il prossimo. Perciò, con questo setup, dovremmo farcela. Anche con un livello basso, figurarsi così. Veramente, ma lo sai che solo uno può lottare col mostro? Chi scegli? Beh, la scelta è limitata. Andiamo con Gidan e finalmente vediamo l'Angel Bless, una delle armi più belle esteticamente per il nostro Gidan. Pronti? Abbiamo l'attacco aumentato del 50%, un'arma nuova e un grosso mostro. Guardate che bella arma. Allora? Non agisci? Non male il danno, 700. Ma noi siamo più forti. 2958. Proviamo anche Re Furtiva. Oh, terremoto. Non va sottovalutato, ma abbiamo gli equipaggiamenti giusti. Re Furtiva, ragazzi, infligge danni esattamente pari al numero di furti con successo, avvenuti con successo, per la velocità, tutto diviso 2. Conteranno anche i furti eseguiti prima di avere la tecnica, i furti di Arcina, Blank e Marcus. Chiaramente, ora facciamo a malapena 1000 danni, non è tanto. Era semplicemente per dargli un colpo di grazia diverso. Credetemi quando vi dirò che diventerà forte. 15.000 guil. Non male. Un bel premio. E la quest dell'Arena dei Mostri non è terminata qui. Prima della finale facciamoci un bel giro, cerchiamo di raccattare tutto, per esempio, nuovi oggetti dell'asta. Vediamo, il pezzo forte di oggi è la coda di topo che prenderemo, zoccoli, anello Madain e materia oscura. Vi ricordate Bran a Cleira? Già, aveva la materia oscura in mano e ha lanciato, evocato Odino. Noi ragazzi compriamo con la stessa tecnica del solito, anche se in realtà abbiamo tanti soldi, potremmo semplicemente fare offerte astronomiche e vincere. Ci vediamo tra poco ad acquisti ultimati. Ok,
ultimati i nostri acquisti prima di andare alla finale del torneo di carte, che ovviamente ci permetterà di avanzare anche nella trama. Beh, usciremo da Dali. Perché? Anzitutto vediamo se Vivi è con noi e ci rivediamo quando siamo arrivati a destinazione. Dovessi incontrare qualche mostro, gli AP per sempre Levita sono sempre ben graditi. Caverna di Quan. Vediamo se Vivi è ancora qui. Cosa che abbiamo già visto in realtà con Daga. Vivi, che fai qui? Ciao, Gidan, hai trovato subito anche questo posto, eh? Tu piuttosto, come hai fatto ad arrivare qui? Qui ci vivevo con il nonnino. Eh? Vivevate vicino a Toleno? Sì. Perché vivevi con tuo nonno? Perché... Oh, c'ho una fame. Giorni interi a pescare in questo mare dei foschi a medità. Ma medità non te dà mica il pane, eh? Pesca sì, ma o piglierò qualcosa? Abboccato? E così tu... Sì, ero io attaccato all'amo. Forse ero caduto da un idrovolante, oppure mi ci aveva portato qualcuno. Non posso credere di aver pescato qualcosa nel mare de Foschia. Non ave paura, ragazzi. Mi pare buono da magnà. Sembra pure tenero tenero, ma è ancora troppo piccolo. Inizialmente Quan l'ha nutrito per poi farlo crescere e divorarselo. Ma qualcosa è cambiato, perché Quan non ha più mangiato alla fine. Non solo Vivi, ma non ha più mangiato in generale. Il nonno era buono con me e si preoccupava perché non crescevo. Ah sì? Ora andiamo, Gidan. Qui non c'è niente da fare. Va bene. Si intravede qualcosa in fondo a questo dirupo. Cosa sono? Bolle? Anche questo è tutta roba che abbiamo già visto. Però le bolle saranno molto più chiare quando il nostro Choco si svilupperà ancora. Presto lo farà. Prima però abbiamo non solo Vivi in squadra e quindi la possibilità di equipaggiare anche lui, ma credo non debba imparare nulla di nuovo. O quasi. Ma anche di andare a Dali. Pronti. Siamo tornati a Dali, ragazzi, per l'ennesima volta. Stavolta però c'è una particolarità. Ovvero, durante il torneo di carte, il capo del villaggio non c'è. Quindi noi potremo esplorare, quasi indisturbati, questa stanza. Ovviamente, se dovessimo svegliare il bambino, saremmo costretti a uscire. Quindi, cominciamo a cercare, perché qui dovremo trovare la chiave, che sarà nella stufa. Dovrebbe essere nella stufa. Ma prima andiamo al tavolo, perché c'è qualcos'altro. Qui potete vedere il bambino dà indicazioni sul fatto che si stia per svegliare o meno. Con... è quasi sveglio. Mini Bran. Per fare in modo che si riaddormenti, ci basterà stare sullo stesso posto. Vedete?
non c'è niente. Insistiamo fino a che non fa ronf ronf. Quando fa ronf ronf, sta dormendo profondamente. In questo modo possiamo cercare negli altri posti senza essere sgamati. Il nostro obiettivo è la stufa, ma chi ci vieta di controllare tutto? Oh, oh, sono stato imprudente. Andiamo un pochino sul tavolo. La scala toglie 2 punti. Quindi resettiamo il suo sonno, il suo aggro. E finalmente guardiamo nella stufa. Chiave di Capu. Ottenuta la chiave, possiamo farci un giretto qui. Il mulino o granaio è fermo, perciò possiamo già raccogliere i forzieri qui. Abbiamo un cerchietto, che non è male, e un elisir di qua. Perfetto. Ricordate, aprire i forzieri servirà. Non terre furtiva, come dissi erroneamente la volta scorsa, correggendomi comunque subito, quello dipenderà dai furti. Ci vuole una chiave speciale per aprirla. C'è inciso chiave di Capu. Prima la leggiamo, perché non ricordo se poi la manterremo. Io lo so dove nasconde tutti i Mao tesori il capo del villaggio. Mara miao, sono Mara qui e miao lì. Il gatto assonnato, che è probabilmente il gatto della locanda. E abbiamo Mini Bran, il famoso pezzo della leggendaria trilogia di Gogo, lo scultore dalle dita divine. Così rauda l'introverso. Gogo, tra l'altro, è il nome di uno dei personaggi di Final Fantasy V. Usiamo la chiave di Capu. Ehi, piccolo Chocobo. Qui dietro si nascondono 30.000 guil, che senza i nostri trucchetti non sarebbero stati per niente un brutto premio. Ma sotto il forziere c'è qualcosa. C'è il caffè Bluman, l'ultimo caffè per il nostro Molit. Ricordate di fare questo, perché altrimenti questo caffè non lo si potrà prendere più. E ricordatevi anche di consegnarglieli, se possibile, nel terzo disco, perché poi purtroppo sarà impossibile farlo. Lo leggiamo e poi, con molta gioia, felicità e tranquillità, glielo consegniamo. È un caffè gustosissimo, iperfragrantissimo, anzi rarissimissimo. Mandalo giù e non te lo scordi più. Il banditore dell'asta. Va bene. Eccolo lì. Ehi, vecchio Molid. Non ci posso credere. I 3 leggendari tipi di caffè. Me li dai? Ovviamente sì. In caso fossimo entrati prima nella casetta, avremmo trovato la figlia, credo, affaccendata nelle sue cose e preoccupata per Molid, dicendo che aveva perso la voglia di vivere. Ho evitato quel dialogo volutamente perché vi ho già detto che la quest è missabile e non è per un buon motivo. Cioè, per qualcosa di brutto, purtroppo. Evitiamo di caricare emotivamente ancora di più questo... lo stato d'animo di questo vecchietto. Grazie, sei molto generoso! Sì. C-
come sono felice. Finalmente posso bere il caffè che da tanto sognavo. Ormai ho avuto tutto ciò che desideravo dalla vita. Posso morire anche subito e raggiungere la mia dolce metà in cielo. Te lo spedisco, contento? Il modellino dello scenalante ci verrà recapitato alla base dei Tantalus e non solo, sarà funzionante e lo vedremo. Quindi, quest conclusa. Io sono felicissimo per te, Molid, ma ora dobbiamo tornare a vincere un torneo di carte, giusto? Pronti per la finale? Ecco la marinaretta. Granduca, è qui! Lo so, ma con questo buripasso è dura. Un campione non dovrebbe mai mostrarsi insicuro. Su, iscriviamoci. Wow, il campione! È arrivata! Io sono Erin la marinaretta, il campione in carica. Sono pronta per affrontare la finale. Scusate per l'attesa. Prego, prego, entrate. Allora, io vado, ma... uno scaraburi, che schifo! Pussa via, vattene! Scusate, ma questo scaraburi è la mia... cosa? Il campione è uno scaraburi come mascotte. Scusatelo, è un ragazzino. Niente, niente. Anche il padre, però, non ha usato belle parole. E quando è che sarei diventato la tua buri mascotte? Lo so, ma così riusciamo a ingannare la giuria a farvi partecipare alla finale. Tutte buri scuse le tue. Sono io il buri campione. Buri buri di qua e buri buri di là. Ah, ecco. Infatti avevo sentito dire che il campione manovra soltanto le carte dello scaraburi. Il suo soprannome è Erin, il buri maestro. E noi... la stiamo per sfidare. E sì, avrà soltanto scaraburi. Noi siamo pieni di carte, dovremmo buttarne qualcuna, eh? Abbiamo farmato un pochino di abilità con Gidane vivi e ne abbiamo accumulate altre. Allora, stavolta credo useremo le carte toste. Non c'è dubbio, sai giocare. Guardate un po'. Vittoria molto semplice, ma attenzione perché a livello proprio di IA non è un avversario così banale. Noi abbiamo vinto per la potenza delle carte, non solo per la giocata. Vincere il torneo ci dà anche un accessorio molto carino, il Transmigranello, che dà ben 4 punti a spirito e non solo. Non sapevo che il campione fosse il pilota dell'idrovolante di Limblum. Piacere, io sono Erin. Che cosa puri dici? Il buri campione sono io. Ma guarda chi si vede, il Granduca Sid. Ancora scaraburi. Sempre il solito buri maleducato. Che ci fai qui? Volevo partecipare al buri torneo. Poi c'era un'altra cosa che volevo buri provare. Provare? Sì, volevamo provare a guidare il prototipo Hildegard 2. L'idrovolante che vola senza nebbia. Buri esatto. Non è ancora veloce, ma siamo pure riusciti intanto ad arrivare fin qua. Come mai l'avete voluto provare proprio adesso? La pace sembra tornata nel mondo, ma temo che non buri durerà molto a lungo. Beh, non ti preoccupare, ci penserà la regina Garnet a mantenerla. Siamo nei guai, aiuto! Ehi, Eiko, che c'è? Guai in vista,
Il Moguri di Toleno ha detto che... Chi l'ha pure detto? Ragazzi, con lo scorrere lento dell'acqua, le ultime parole di Eiko. Ci vediamo al prossimo video.